Riprendiamo con l'ultima zona del tutorial, zona dell'apprendimento, la zona numero 4. Benedetta ha appena concluso la costruzione dei numeri sulla zona numero 3. Siamo arrivati davanti a questa porta, è chiusa. L'insegnante la rompe, così permette agli studenti, in questo caso Benedetta, di andare oltre verso la zona numero 4 e scoprire che cosa di interessante l'attende. Vediamo, ci sono delle istruzioni, vediamo dei cartelli, anche zona 4, il potere delle piramidi, tutti gli studenti, entrate qui. Benvenuto nell'ultima zona, il potere delle piramidi. Qui tutti gli studenti coopereranno insieme per costruire piramidi. Ci sono tre zone dove costruire. Utilizza i blocchi dati e costruisci insieme una piramide che occupi l'intera area. Ci sono due aree, 10x10, ed un'area 20x20. Buona fortuna e buon lavoro. Allora, in questa zona quindi i ragazzi dovranno collaborare tutti insieme. Teletrasportati verso i modelli di piramidi per vedere come dovrebbe essere costruita una piramide. Quando hai fatto, teletrasportati di nuovo qui per costruire la tua piramide insieme ai tuoi compagni nella vostra zona. Vediamo i modelli di piramidi. Ok, siamo stati teletrasportati. Ok, ne vediamo una piccola e una decisamente più grande. Allora, vediamo di quanti blocchi è formata. Una, due, tre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 forse. Ricontiamo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok, 1, vediamo quest'altro. 4, 5, 6. 10. Ok, quest'altra invece è decisamente più grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, allora queste sono le piramidi, diciamo, indicative che dovrebbero essere costruite in quelle zone che invece sono 10x10 e 20x20. Andiamo a trovare queste zone dove costruire innanzitutto. Ok, allora c'è una folta foresta, vediamo dei blocchi a sinistra, qua c'è una ampia zona di cerchi verdi, qui a sinistra c'è la sabbia. Qui lì ho visto un altro zona con cerchi verdi. Qui vedo nuovamente del materiale, della sabbia sempre. Laggiù pure mi era sembrato di aver visto del materiale. Vediamo se qui c'è qualche zona su cui costruire. No, manca la terza zona, che eccola, la vediamo, è laggiù in fondo. Ecco, queste sono le tre zone che i ragazzi insieme dovranno, diciamo, utilizzare e coprire di sabbia. Adesso mettiamoci, vediamo che è successo qui, che mi si è incantato la finestra. Ok, vado con il menu dell'insegnante che dovrebbe essere questo. Era questo. Allora, riprendi la partita. Ok, allora l'ultima cosa che volevo farvi vedere era la visione dall'alto della zona, questa qui piccolina e benedetta, e queste sono le zone in cui i ragazzi devono costruire in maniera collaborativa.
lavorativa, le proprie piramidi. Quindi io direi di fermarci qui e poi continueremo con altri tutorial.